Ci troviamo a Bruxelles, cuore pulsante della politica europea, un'Europa in crisi, onorevole Zoffoli, come si può guardare avanti? L'Europa è lontana, bisogna riavvicinarla ai cittadini, anzi per molti addirittura un oggetto misterioso, sicuramente un progetto incompleto. L'Europa, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, così com'è non funziona, bisogna cambiarla. Si avvicina, speriamo presto, l'estate. Ci sono dei fondi per il turismo che possono essere utilizzati, che arrivano dall'Europa? Certo, io vengo da un territorio turistico, la Romagna, e ci sono delle opportunità, spesso non conosciute, anche dagli stessi operatori del turismo. E quindi io mi sono fatto carico di produrre una pubblicazione sui fondi europei dedicati proprio al turismo. Ci sono due canali finanziari, uno è quello tradizionale, forse più conosciuto, di risorse che tramite l'Unione arrivano alle regioni, nel caso dell'Italia, quindi nel mio caso all'Emilia-Romagna. Ma ci sono anche delle potenzialità che invece non sfruttiamo spesso. Pensiamo che come Paese Italia ogni euro che noi trasferiamo al bilancio europeo ci tornano indietro 60 centesimi, cioè abbiamo un divario di 40 centesimi che dipende dalla nostra fatto che siamo una economia, nonostante la crisi, forte in Europa e ci facciamo carico di un riequilibrio complessivo, ma anche dalla nostra incapacità, spesso non conoscenza, delle opportunità che l'Europa ci offre.